Oggi volevo parlarvi un po' del fenomeno Arabia Saudita. Perché? Perché noi stiamo assistendo ad una diaspora vera e propria di calciatori verso questo paese. Anche calciatori che potrebbero tranquillamente giocare ancora nei campionati europei. Vediamo uno su tutti, Milinkovic-Savic. Si parla addirittura di una tentazione di Mbappé di andare in Arabia Saudita. Arabia Saudita che ovviamente fa delle offerte economiche che non sono assolutamente, voglio dire, non hanno assolutamente concorrenza in Italia, assolutamente, in Inghilterra neanche. Forse l'unico paese che riesce a fare concorrenza all'Arabia Saudita sono gli Stati Uniti, perché qui c'è la Superlega e qui possono offrire più soldi. Ma non quelli che offre l'Arabia Saudita. Per cui, voglio dire, probabilmente oggi l'unica, se si sceglie di andare a giocare negli Stati Uniti è perché piace Miami, piace Los Angeles più dell'Arabia Saudita. Ma diciamo che se un calciatore vuole valutare l'offerta economica, l'Arabia Saudita non ha al momento alcun rivale. Ma perché stanno facendo questo? Perché l'Arabia Saudita è un paese ricco, la cui economia si fonda sull'estrazione del petrolio. E questi signori sanno, probabilmente, che questo petrolio non durerà in eterno, questa risorsa naturale sta per finire, certo non finirà domani, ma magari gli studi hanno detto che finirà tra 200-300 anni. In più, in molti paesi europei, Stati Uniti, si stanno producendo auto elettriche e addirittura, per esempio, negli Stati Uniti dal 2030 non si potranno più produrre macchine a combustione, automobili a combustione, mi pare che in Italia dal 2035. Quindi questi paesi si stanno accorgendo, questo paese si sta accorgendo, che potrebbe, il petrolio non potrebbe bastare più a garantire la ricchezza che garantisce oggi. E quindi stanno investendo i soldi che ancora ricavano dal petrolio per creare alternative. E quindi per creare un paese da sogno, per far crescere lo sport, per far crescere il turismo, in modo tale che arrivino soldi da fonti diverse. È un progetto non sportivo, è un progetto politico. Ora, la mia considerazione è, alla luce di tutto questo, capisco la fretta e la voglia di alcune squadre di creare la Superlega, perché solo una Superlega può competere con questi ingaggi. Voi avete visto che la Juventus era addirittura d'arrivo con Milinkovic-Savic, sono arrivati gli arabi in 30 secondi, se lo sono portato. 30 secondi, stessa cosa è successa con Ronaldo, stessa cosa sta succedendo con tutti. Non ci pensano due volte. E ovviamente loro sanno molto bene che il calcio europeo è un calcio in difficoltà da un punto di vista economico. A parte l'Inghilterra, dove c'è una mini Superlega, ma per il resto loro sanno perfettamente quali sono i problemi. Per cui stiamo attenti, perché l'Europa ha bocciato la Superlega, ma se l'Europa non fa qualcosa, presto noi non avremo più calciatori di talento. Perché oggi gli arabi hanno cominciato a prendersi i calciatori a fine carriera, qualcuno ancora, diciamo, abile, ancora nel pieno della propria carriera. Presto arriveranno a prendersi anche i calciatori, i talenti, perché questo campionato arabo, con tutte queste stelle, non può non richiamare l'attenzione. Vi dico subito che qui negli Stati Uniti su ESPN, la prossima stagione prevede delle partite del campionato arabo. Ma è
normale, perché quando ci metti tutti questi giocatori, voglio dire Ronaldo, Milinkovic, Savic, ma ce ne sono tanti altri, è normale che, voglio dire, l'interesse è notevole da parte anche delle televisioni, dei media, che è quello che loro vogliono. Quindi il mio campanello d'allarme è attenzione, attenzione, perché forse la Superlega era l'unico modo per fermare, per arginare l'influenza araba e la ricchezza araba. Adesso che la Superlega praticamente non c'è più o è ancora, ormai insomma è decaduta, che l'UEFA si svegli e si aggiorni, altrimenti tra poco il livello del calcio europeo sarà molto modesto, perché io ripeto, o per ora si stanno prendendo giocatori qua a fine carriera o quasi. Presto, quando avranno gli introiti delle televisioni, degli spettatori per questo sport, mettendo in vetrina giocatori molto importanti, presto si prenderanno anche i talenti, si prenderanno anche gli allenatori talentuosi, e all'Europa rimarrà ben poco da fare. Una nota sul mercato Juventus. Lukaku, in attesa, posta su Instagram, dice che sta aspettando. Nel frattempo non ci sono offerte per Vlahovic. Come andrà a finire? Io azzardo un'ipotesi. La Juventus prenderà Lukaku e non venderà Vlahovic. E non venderà neanche Pogba, a meno che Pogba non accetti l'offerta degli arabi, su cui la Juventus conta molto per liberarsi di Pogba. Perché ormai si è capito che Pogba si è venduto molto bene alla Juventus, ma le sue condizioni fisiche non erano assolutamente idonee ad un giocatore di calcio. Quindi diciamo che la Juventus sta cercando di fare due cose: o lasciarlo andare o ridurgli drasticamente l'ingaggio, ma si parla da 8 a 2 milioni, quindi per costringerlo poi ad accettare l'offerta araba. Ma per quanto riguarda Vlahovic, la verità è che lui non ha mercato, ma non perché ha la pubalgia, perché non è che non compri un giocatore, perché dalla pubalgia si guarisce. Vlahovic non ha mercato perché è un giocatore molto acerbo, ed è un giocatore su cui la grandissima squadra che te lo può pagare 80 milioni non investe, perché la grandissima squadra investe 80 milioni su un giocatore che già ha delle basi. E Vlahovic, con tutte le colpe che ha Allegri, non ha basi sufficienti a giustificare una richiesta di 80 milioni. Ripeto, l'unica richiesta che è arrivata è stata quella del Bayern, rifiutata dalla Juventus. Allora a questo punto la Juventus stanno pensando di tenere Vlahovic e di utilizzarlo magari con Lukaku, perché comunque sia, per il gioco di Allegri molto 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 ormai arcaico, avere una coppia Vlahovic-Lukaku, centravanti di boa e un centravanti di sfondamento, potrebbe dare delle soluzioni interessanti. E magari la Juventus punterebbe a vendere Chiesa. Però ecco, su Chiesa c'è il problema dell'infortunio. Molti si chiedono se tornerà a quello di prima, perché l'infortunio che ha avuto Chiesa è un infortunio molto importante. La situazione di mercato della Juventus è un po' una sabbia, un po' come le sabbie mobili, no? Ma alla fine credo che la Juventus Lukaku lo prenderà. Non perché Allegri lo vuole a tutti i costi, ma perché alla Juventus vogliono tornare competitivi il prima possibile. Per cui fanno un'operazione che sulla carta è un'operazione poco conveniente.
spendi 45 milioni per un attaccante che ha 30 anni, 28 anni, 29 anni, non lo so, sapendo che quell'attaccante non lo rivenderai, non farai mai una plusvalenza su quell'attaccante. Un attaccante a cui puoi fare un contratto di 3 anni e che quindi va a bilancio a, voglio dire, 15 milioni l'anno. Devi solo sperare che quell'attaccante in 3 anni ti porti tanto. Questo secondo me succederà. Nel frattempo Allegri è sempre più saldo e quindi suggerisce anche i giocatori da comprare. E Giuntoli non può fare altro che convivere con questa situazione. Di chi ha la colpa? La colpa è di chi ha richiamato Allegri, ma ancora prima di chi lo ha esonerato, invece di lasciargli finire il contratto, 4 anni fa. FGX, iscrivetevi al canale. Buona giornata.